Si riapre col botto il mercato del gennaio, subito, così, papam. 64 milioni di euro per un ventenne. Sì, ho capito, è una valutazione anche abbastanza umana rispetto a quelle che abbiamo imparato a vedere nel corso degli ultimi anni, possiamo Ti dirlo. Ti stai riferendo a Mbappé e Neymar? Tanto per dirne una, esattamente, più a Mbappé che a Neymar, visto che è stato pagato 180 e c'aveva 19 anni. 180? 220. Ecco. Ma detto questo, ragazzi miei, dopo le citazioni di Carlo Verdone, diamo immediatamente via alla sigla, perché Pulisic, possiamo dire ormai ex Borussia Dortmund, anche se rimarrà lì fino a fine stagione? Possiamo dirlo, perché comunque è un giocatore del Chelsea in prestito fino a giugno al Borussia Dortmund. Diamo via alla sigla e ne parliamo con calma, perché abbiamo qualcosa al riguardo da dire. Vai! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Le valutazioni di mercato mi eccitano un pochino, perché comunque è stata abbastanza inaspettata. Sì, è un colpo così a secco, nessuno se l'aspettava. Stamattina è stata già data l'ufficialità. Neanche un'indiscrezione, nulla. Niente, pa-pi-pa-pu-pi. Accettata, ufficiale. Siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare, ragazzi, scaricate la nostra applicazione preferita per seguire tutto il mondo del calcio, ossia OneFootball. Detto questo, vogliamo un po' parlare del giocatore, di quanti anni ha, allora, della sua carriera, di quello che sta facendo. È un giocatore statunitense. Statunitense, con origini croate. Sì. E c'è da dirlo, perché infatti Qui piedi ci sa fa abbastanza. I croati coi piedi ci sanno fa, e infa, però nazionalità, diciamo che statunitense, gioca per gli Stati Uniti. Esattamente. Ecco. Poi è un classe 98, quindi c'ha 20 anni, quindi molto molto giovane. C'ha un centinaio di presenze già col Borussia. 100 e passa presenze, sì, con 15 reti segnate all'attivo. In questa stagione invece ha fatto 18 presenze con 3 reti e 4 assist, quindi non male per un giocatore di 20 anni. Un bottino veramente importante. E soprattutto è nel giro della prima squadra del Borussia già da un paio di stagioni, cioè comunque se ne sente parlare presenze già da parecchio tempo, quindi secondo me ha una grande esperienza già per l'età che si ritrova. Assolutamente sì. E l'approdo al Chelsea, chissà, potrebbe magari come ti posso dire, far sbocciare definitivamente o consacrare questo grande talento. Maurizio Sarri ti sembra un allenatore che può realmente farlo esplodere ulteriormente? Allora, io mi riservo dei dubbi, nel senso. Perché? Perché Sarri ha le sue convinzioni a livello tattico, cioè come abbiamo visto pure col Napoli. Non è un giocatore, è un allenatore che fa girare molto i giocatori, la rosa, cioè rimane sempre intorno a quei 14-15 giocatori massimo. E soprattutto li preferisce di esperienza, come è successo anche con Unai, non so se ti ricordi, comunque sì, giocatore giovane di prospettiva. Ovviamente non parliamo dello stesso paragone, non sto paragonando Unai a Pulisic, perché sarebbe una cosa blasfema quasi. No, blasfema però, no, perché comunque anche Unai qualcosa l'ha fatto vedere, però certo, ovviamente però Unai non vale 60 non è il milioni. Talento, non è il talento di Pulisic, però poco, proprio, ma sicuro, chi lo sa che proprio per quello hanno deciso per il momento di mettere di la situazione in stand-by, esatto, di dire finisci la tua stagione al Borussia Dortmund. Ma quello sicuramente. Perché quello Maurizio Sarri gli avrà detto, io per il momento giro bene con questi. E chissà che, visto che fino a giugno rimarrà al Borussia e poi arriverà a Londra, chissà che non venga ceduto a Sar, tanto per dirne una, messa là così. Sai che mi ci stai facendo realmente pensare? Potrebbe essere magari il sostituto di Hazard, che comunque dice sì, ho fatto la mia ultima stagione e poi accetto la grande offerta. Se non mi sbaglio avevo letto delle dichiarazioni di Hazard, tipo che ha detto, tipo Cazzaro, ha detto ci ripenso, voglio chiudere la mia carriera al CE. Mi pare di averlo letto di sfuggita un paio di giorni fa, può essere anche che mi sto sbagliando. Nel calcio mercato però non si può mai dire. Però ti posso dire che il Chelsea intanto si è andato a parare le chiappette, perché comunque non è che t'hanno regalato, perché ragazzi 64 milioni di euro, certo, a 20 anni ti dimostra come sta cambiando il calcio mercato, perché 10 anni fa per ventenne io credo che se arrivavi a 20 milioni di euro, dai, diciamoci la verità, erano proprio tanti, era proprio un colpaccio di quelli esagerated. Se non mi ricordo male, Pato fu pagato dal Milan 25 milioni. Non mi ricordo quanto, mi sembra, ma parlavamo di Pato. Ma tanti anni fa, ragazzi, parliamo. E fu un colpo di quelli, cioè importante, se ne parlava tantissimo. Ecco, questo diciamo che può essere paragonato a un colpo abbastanza simile. Però io ti volevo chiedere, come lo vedi tu Pulisic da qui alla fine della stagione? E mi permetto di dirti una cosa, qualora dovesse iniziare a avere una flessione a livello fisico, non sarà un problema.
ha tutta la tranquillità del mondo per poter chiudere questi 6 mesi al Borussia Dortmund, che appunto conosce benissimo perché è cresciuto lì calcisticamente, e ha tutto il tempo di prepararsi mentalmente all'approdo al Chelsea. Cioè non è una cosa che è stata fatta in 4-4-8, che dice dall'oggi al domani mi trasferisco a Londra in un nuovo campionato, non ho tempo da ambientarmi. Cioè comunque penso possa imparare la lingua, ma penso già la conosca, perché essendo statunitense quindi non avrà neanche problemi di ambientamento in questo senso. C'ha tutto il tempo di studiarsi il campionato, avrà tutto il tempo e il modo di poter conoscere già anticipatamente i compagni, l'allenatore. Quindi secondo me sarà una cosa fatta in modo graduale che gli permetterà di ambientarsi alla grande. Cioè appena arriverà al Chelsea sarà già un giocatore fatto e pronto. I turbe li pigliamo solo noi praticamente, gli turbe. Gli turbe sì. Era per quella la domanda. Ma magari uno si impippa, si stranisce. Ma gli turbe so sono stati pagati 24 milioni, 25 milioni. Invece Pulisic viene pagato. I Pulisic vengono pagati dai 60 in su. Non è proprio la stessa cosa. Beh, diciamo che quella non è la... Però io dicevo, magari non sappiamo, oppure al Borussia dicevo sono stato 60, boh, oddio, non valgo un non capisco più. Sì, allora Mbappé che fa? Che l'hanno pagato 180, 18 anni, che fa? Se picca, morello, pallone che d'oro giovanile, lo so. Pallone d'oro giovanile, vabbè. Parliamo proprio di altro. Io ti dico che comunque, no, a livello di margine miglioramento a 20 anni ce n'ha veramente tantissimi. Il Chelsea ha anticipato, secondo me, ti dico la verità, tante altre squadre che avranno offerto 50. Secondo perché me invece... se parlava, tipo, a parte che su Transfer Market la valutazione è quella. È già di 50. E già gliene hanno dati. Diciamo che Transfer Market è abbastanza affidabile, sì, a livello di valutazioni di mercato. E quindi già gli ha dato 14 milioni di più. Io invece non vorrei che le altre squadre, perché avevo letto l'interesse c'era non solo del Chelsea ma anche di Liverpool, Manchester City, insomma le classiche inglesi. Tante, ma non solo, avevo letto anche qualche quelle che si erano interessate di più erano queste qua. Io non vorrei che il Chelsea abbia pareggiato l'offerta delle concorrenti e in più abbia concesso altri 6 mesi rispetto a quelli che offrivano City e Liverpool. Dice intanto chiudi la stagione invece di venire a gennaio, però poi ce lo date a noi. Ovviamente noi queste cose purtroppo non le possiamo sapere. Tutte quindi andiamo per supposizioni. Però potrebbe essere abbastanza plausibile quello che dici. Secondo fatto me sta che per pagarlo quella cifra e per vedere il valore del mercato che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50, ben ventenne 50 è perché c'è stata un'offerta a rialzo e alla fine vince chi offre di più. È esatto. Ovvio che sia così. Poi si arriva a un punto che quella squadra dice no, senti, stiamo cagando fuori dal vaso, basta così. Quell'altro dice no, stiamo cagando fuori a... quello che erano prima, abbiamo cagato fuori dal vaso. Esatto, però ormai ce l'abbiamo, esatto. E quei cosi, quei cappellini, sì, i treni. No, però fanno tipo fra, festeggiano tipo fra a Futurama, che fanno solo la trombetta un po'. Ecco, esatto. Vabbè, ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi Pulisic, il cognome, guarda, è una cosa stranissima. E Pulisic è croato. Sì, ma il cognome è strano proprio, mi dà un senso di Pulisci Pulisic. No, è una cosa di quelle, ma... Però è veramente forte. Secondo voi li vale 64? Manco 64. Perché 64 e non 65? Perché che termine? Vuol dire? Non lo so, 64 milioni di euro, su, basta. 64 milioni di euro. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Qualora non lo aveste ancora fatto, scaricate OneFootball dal link in descrizione, applicazione preferita di riferimento per tutto il mondo del calcio, per iOS e Android. Scatenatevi nei commenti, perché vogliamo sapere se secondo voi vale quella cifra, se secondo voi il Chelsea ha fatto un affarone, se secondo voi il Chelsea ha fatto questo acquisto affare, perché proprio... poi ci sarà una cessione da parare in futuro, che magari potrebbe essere proprio a Sar, che è stato il nome più chiacchierato nell'ultimo mercato di giugno, quindi questo estivo appena trascorso. Chi lo sa? Chissà. Chi ci guadagnerebbe secondo te qualora partisse Sar e arrivasse lui per sostituirlo? Beh, oddio, Sar è un giocatore affermatissimo, cioè quindi ormai lo conosciamo. Lui si deve affermare e questo sicuramente è vero. Ancora da affermarsi, quindi, quindi è tutto da scoprire, E invece qualora dovesse restare anche Hazard, e allora là sarebbero problemi seri, perché il Chelsea sarebbe una squadra molto molto forte. Ci sta veramente da... Ma Pulisic detto... potrebbe crescere Pulisic all'ombra di Hazard. Non lo abbiamo detto, Pulisic può giocare esterno a sinistra e a destra. Allora è un centrocampista offensivo, su diciamo che può su giocare anche sull'esterno d'attacco. Però può giocare sia a sinistra che a destra. A sinistra e a destra indifferentemente. Quindi, anche ragazzi, trequartista all'occorrenza. Ragazzi, mi è veramente un giocatore fenomenale, ma ce lo dirà solamente il tempo. Voi fateci Staremo sapere a vedere la vostra. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Vuoi aggiungere qualcosa? Basta. No, ciao.